Dopo due giorni di grande apprensione, Lores Varela ieri pomeriggio ha tirato un grande sospiro di sollievo. Mentre assisteva malinconicamente all'allenamento dei suoi compagni, il professor Paolo Mariani, ortopedico specializzato di Villa Stewart, gli ha comunicato che la menoscopatia laterale da sovraccarico riscontrata nel post-gara di Monopoli al suo ginocchio destro per il momento non richiede alcun intervento chirurgico. Nei prossimi giorni, pur con grande cautela, l'ex Siena si sottoporrà ad una serie di terapie specifiche in cui condividerà l'infermeria con Tozzai, sempre più vicino al rientro, e Simone Benedetti, da poco dimesso proprio da Villa Stewart, dove è stato operato la scorsa settimana. Di certo domenica, fischio d'inizio alle 16:15, il fantasista non sarà in campo contro il Messina, mentre si nutre qualche speranza di recuperare Manuel Ricciardi. L'esterno, che ha già saltato la gara del Veneziani di Monopoli per una ferita alla tibia di circa 10 cm, rimediata nelle prime battute del match contro il Sorrento, pur allenandosi in disparte ha ripreso a correre con una certa lena e oggi dovrebbe provare a rientrare in gruppo. Non essendo chiaramente al top della condizione, appare improbabile un suo impiego dall'inizio contro il Messina, anche perché Cancellotti, riportato a destra, e Giano, smanioso di esordire, stanno lanciando segnali confortanti alternandosi nel lavoro di copertura sulla corsia laterale. Nel pacchetto arretrato, di riflesso, nel ruolo di braccetto sinistro al fianco di Cionek e Grigione, Paolo Frascatore è sempre più vicino ad una conferma ampiamente meritata sul campo per quanto fatto vedere a Monopoli. In mezzo, invece, lasciando sempre spazio all'ipotesi che Pazienza potrebbe approfittarne per lanciare nella mischia d'ausilio dal primo minuto al fianco di Sgarbi a sostegno di Patierno, casistica comunque da non escludere soprattutto a gara in corso e di necessità, la corsa alla sostituzione di Varela vede impegnati Jacopo Dall'Oglio, Luca Palmiero e Michele Rocca, con l'ex Palermo Dall'Oglio in questo momento favorito sugli altri due.